Tre anni e tre mesi dopo, l'ultima volta, datata 3 maggio 2015, il Barletta 1922 torna a calpestare l'erba dello stadio Puttilli. Non lo fa per una gara ufficiale e nemmeno per un amichevole, ma lo fa per una semplice seduta di allenamento che assume però un valore altamente simbolico ed emozionale, come ammesso dal tecnico della formazione biancorossa Franco Cinque. La sensazione è molto bella. Siamo addirittura emozionati, Vedevi i ragazzi. Eh, così molto entusiasti della cosa. Ci si aspetta appunto di poterlo avere a tempo pieno, non solo per le attività calcistiche, ma direi per quelle sportive. Credo che abbia risentito di questi tre anni di assenza tutto il movimento sportivo. Io dico che è stato un problema sociale il puttili, è un problema sociale il puttili, per cui hanno e abbiamo tutti la responsabilità di recuperarlo perché lo sport è fondamentale nel sociale. Quello odierno potrebbe essere un primo passo per il rientro definitivo della squadra biancorossa nella sua casa. Obiettivo perseguito con forza dalla società, che anche nella giornata di ieri ha avuto un incontro con l'amministrazione comunale, finalizzato a perseguire un ITER che possa portare la riapertura parziale dello stadio nel giro di pochi mesi. Ma io credo possa essere da stimolo, stimolo non solo perché fa capire che se si ha volontà le cose si possono fare, e mi dicono che questa amministrazione, appunto, stia facendo cose importanti per cercare di ridare questa, questo gioiello alla città, perché ripeto, stiamo parlando di calcio e magari noi siamo quelli che veicoliamo il resto del, delle attività sportive, però eh, qui si tratta di restituire all'intero all all movimento sportivo eh, un qualcosa che può far crescere tutto l'ambiente. In attesa di tornare a casa, il Barletta prosegue la sua preparazione verso il campionato ed in attesa di novità di mercato, previste nel giro di pochi giorni, domani sfiderà in amichevole il lavello al Manzikapolin alle ore 16.30. Il gruppo è assolutamente bello, c'è unione di intenti, c'è grandissima fiducia in quello che si sta facendo. I ragazzi stanno lavorando bene con intensità, però come hai detto tu la squadra è assolutamente da, da completare, però eh, non vogliamo fare figli ciechi, vogliamo andare a prendere quei giocatori che sono confacenti al nostro progetto per poter arrivare a fare cose positive.